fra i non pochi registi di cinema di genere italiani rivalutati negli ultimi decenni, Giuliano Carnimeo forse non ha ancora ricevuto il posto che gli sarebbe spettato. Se è vero, come sosteneva Orson Welles, che un grande regista si riconosce soprattutto dal senso del ritmo, le generazioni future avranno parecchio da apprendere da Giuliano Carnimeo o Anthony Ascott, a volte ricordato col suo pseudonimo. Giuliano Carnimeo, infatti, appartiene a quella generazione di registi sbocciata nel western, ma è in qualche modo, rispetto a Sergio Leone, l'altra faccia della medaglia. Tutto ciò, infatti, che in Sergio Leone è solennità, magniloquenza, in Disincanto. Carnimeo ha comunque attraversato quasi tutti i generi del cinema italiano, essenzialmente e soprattutto negli anni d'oro, lavorando con due attori. Ha fatto 5 film con Gianni Garco, riprendendo il personaggio di Sartana e sviluppando quelli di Camposanto e Spirito Santo, e addirittura 8 con George Hilton, Alleluia, 3-7, il thriller Perché quelle strane gocce di sangue sul corpo di Jennifer, Il bizzarro fuori uno sotto l'altro arriva il passatore, entrambi peraltro in coppia con Edwige Fenech. Si è poi dedicato ampiamente alla commedia, suo un delizioso film che circola pochissimo, girato in Brasile, riempito di musica brasiliana, Carioca Tigre, con Aldo Maccione, ha contribuito al rilancio di Nadia Cassini e ha finito, come tanti suoi coetanei, nella malinconia. La malinconia per non aver ricevuto ciò che avrebbe meritato, ma è una malinconia che ce lo rende anche più umano e più simpatico.